Può l'aerodinamica essere spiegata con l'arte? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Angelo e oggi parleremo delle laminar bubble separation. Se vi ricordate, nel video sulle terribili prestazioni di un'elica, che se non avete visto vi invito a guardarlo, abbiamo parlato del decadimento delle prestazioni aerodinamiche su un profilo a basso numero di Reynolds a causa dell'insorgere del fenomeno delle laminar bubble separation, ovvero bolle di separazione laminare. Per descrivere questo fenomeno, avvaliamoci di un altro fenomeno, un fenomeno della pittura di nome Vincent van Gogh, attraverso il suo quadro Notte stellata. Immaginiamoci un velivolo UAV, quindi di piccole dimensioni, che sta volando nel cielo stellato di Van Gogh. L'ala, e quindi il profilo alare, sarebbe investito da questo flusso che Van Gogh disegna tramite queste striature nel cielo di colore più chiaro. Il comportamento del flusso attorno al profilo a basso numero di Reynolds si comporterebbe grosso modo come la più grande striatura del quadro di Van Gogh seguita dal vortice. In particolare, se osservate questa mia rappresentazione, appunto, di un profilo all'interno di questo quadro, si avrebbe che il flusso che investe il profilo si staccherebbe in prossimità del bordo d'attacco. Quindi, questa grossa pennellata che ha dato Van Gogh nel cielo è approssimabile al flusso d'aria che a un certo punto si stacca dal profilo, quando il flusso è ancora laminare. Immaginando quindi questo profilo immerso nel cielo stellato di Van Gogh, avremo che il flusso non avrebbe una velocità sufficiente da rimanere attaccato al corpo nella zona a gradiente di pressione sfavorevole, quindi dopo il punto di minima pressione. E per questo motivo tende a separarsi in regime laminare. Come possiamo vedere in questa rappresentazione, appunto, questa spennellata di Van Gogh tende a risalire, quindi tende a staccarsi dal profilo e procedere comunque verso valle. Il flusso in genere tende a transitare da regime laminare a regime turbolento, ma in questo caso lontano dal corpo. A seconda del livello di energia cinetica posseduto dal flusso, questo potrebbe o riattaccarsi al profilo o procedere separatamente. L'area compresa tra il punto in cui il flusso si separa dal corpo e il punto in cui il flusso si riattacca al corpo, che potrebbe non riattaccarsi mai, è denominata bolla di separazione laminare. La grandezza di questa zona, e quindi la grandezza della bolla laminare, inficia molto sulle caratteristiche aerodinamiche del profilo. In questa regione l'aria non è in grado di rimescolarsi con il flusso indisturbato e quindi tende ad essere una regione di flusso stazionario, caratterizzato di conseguenza da un gradiente di pressione uguale a zero. A seconda delle caratteristiche del flusso, della sua energia cinetica, esso potrebbe scambiare quantità di moto con il flusso esterno e quindi ricevere una certa energia che tende a ruotare il flusso. Una volta che si è separato, quindi, a seconda della sua energia, potrebbe scambiare quantità di moto con il flusso esterno che tenderebbe a spingerlo, quindi a farlo ruotare, e creare così una sorta di vortice, proprio come rappresentato da Van Gogh. In questo caso, la bolla laminare di separazione è una zona a flusso vorticoso inverso, in quanto appunto tende a ruotare, a formare dei vortici. Negli studi condotti su profili alari di questo tipo, è stato osservato che la grandezza di queste bolle e la posizione cambia a seconda del numero di Reynolds. Se il numero di Reynolds tende al valore di 70.000, allora si ha la formazione di piccole bolle. Allora il flusso vuol dire che non ha una grande energia e di conseguenza difficilmente riuscirà a riattaccarsi al corpo dopo la separazione, se non in prossimità proprio del bordo d'uscita. In questo caso, quindi, il punto di separazione del flusso laminare avviene a circa il 30% della superficie del profilo. E studiando la distribuzione di pressione lungo il profilo, appunto, si assiste a un plateau del gradiente di pressione molto marcato. Questo vuol dire che la bolla di separazione laminare è molto estesa, quindi si hanno grandi bolle di separazione, grandi circa il 70% dell'intera corda del profilo.
Se il numero di Reynolds invece si avvicina al valore di 200.000, allora il flusso ovviamente è più energetico, si assiste alla formazione di piccole bolle di separazione, in quanto il flusso tenderà a riattaccarsi al corpo molto velocemente e di conseguenza le prestazioni aerodinamiche non sono di molto diminuite rispetto al caso ideale, perché appunto queste bolle sono molto piccole, la modifica del coefficiente di pressione lungo il profilo non è molto alterato. Il problema di queste piccole bolle di separazione a questi numeri di Reynolds è che sono molto instabili e quindi un piccolo cambiamento nell'angolo d'attacco potrebbe disturbare rapidamente il flusso e potrebbe portare alla formazione repentina di bolle di estensione maggiore o addirittura di distacco completo del flusso e quindi stallo. Utilizzando il software X-Foil che abbiamo approfonditamente studiato nel video dedicato, che vi invito anch'esso a guardarlo, possiamo a questo punto osservare non direttamente la formazione di queste bolle, ma per via indiretta possiamo osservare sulle curve, per esempio del coefficiente di pressione o di altre che andremo a vedere, come possiamo individuare la presenza di queste bolle, la loro estensione e quanto le prestazioni aerodinamiche vengono alterate. Per esempio, il primo studio che possiamo effettuare è, come abbiamo detto poco fa, sulla distribuzione del coefficiente di pressione. Analizziamo quindi un profilo, il solito 44-12, con un angolo di 2 gradi e studiamolo a due diversi numeri di Reynolds, 70.000 e 200.000. I valori in cui abbiamo individuato la formazione netta di bolle di larga estensione o bolle di piccola estensione. Nel primo caso, a Reynolds pari a 70.000, abbiamo che la pressione resta costante per un largo tratto della superficie e questo conferma appunto il fatto che a quel numero di Reynolds le bolle di separazione sono di elevata estensione. Nel caso invece di numero di Reynolds pari a 200.000, vedremo che il plateau nel gradiente di pressione è molto più contenuto, ovvero le bolle di separazione sono più strette. Passiamo quindi ad osservare come la presenza di queste bolle di separazione cambia, altera lo strato limite. I primi parametri che possiamo studiare dello strato limite sono lo spessore di spostamento e lo spessore di quantità di moto. A una prima occhiata queste curve rappresentate su X-Foil non sembrerebbero avere molto senso, quindi non si riesce immediatamente a individuare la formazione di queste bolle di separazione. Ma se facciamo riferimento agli studi sperimentali condotti da Owen e Klampfer, essi hanno trovato una qualche relazione tra lo spessore di spostamento e la larghezza di queste bolle di separazione. In particolare, se delta asterisco, ovvero lo spessore di spostamento, tende a un valore di 10 alla meno 4, allora si è in presenza di grandi bolle di separazione. Se invece lo spessore di spostamento raggiunge valori di 10 alla meno 2, allora le bolle di separazione sono più corte. Ritorniamo nelle nostre curve X-Foil sullo strato limite e possiamo proprio osservare quanto affermato appunto dai due studiosi. La curva che ci interessa è la seconda, quindi quella interposta tra la curva tratteggiata e quella relativa a teta. Nel caso infatti di Reynolds pari a 70.000, dove ci aspettiamo la formazione di grandi bolle di separazione, effettivamente il valore di delta asterisco raggiunge valori nell'ordine di grandezza di 10 alla meno 2, cioè 0,02, 0,03, e questo è l'ordine di grandezza che possiamo osservare nelle curve relative al numero di Reynolds pari a 70.000. Al contrario, per Reynolds pari a 200.000, quindi quando ci aspettiamo la formazione di bolle piccole, di piccole dimensioni, ecco che i valori di delta asterisco sono molto più piccoli, ovvero lo spostamento dello strato limite, lo spessore di spostamento dello strato limite è molto più contenuto. E infatti i valori sono dell'ordine di grandezza di 10 alla meno 4. L'ultimo parametro che possiamo studiare per evidenziare la formazione di queste bolle di separazione è il coefficiente di resistenza d'attrito, che su X-Foil plottiamo con il comando CF. Come abbiamo detto, e se vogliamo visualizzarlo, guardiamo di nuovo il quadro di Van Gogh. Il flusso tende a ruotare, quindi tende a formare dei vortici e, come abbiamo visto, si chiama flusso inverso, in cui il vortice è a contatto con la superficie
procede da valle verso monte, quindi ci sarà un piccolo tratto in cui il flusso avrà una direzione inversa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in quel tratto ci aspettiamo di trovare un coefficiente di resistenza d'attrito di segno inverso, perché appunto mentre lungo tutto il profilo il flusso procede lungo una direzione, quindi genererà sul profilo un coefficiente di forza d'attrito con un certo segno, in quella regione in cui il vortice tocca il profilo, allora il segno del coefficiente di resistenza d'attrito cambierà. Infatti, analizzando su X-Foil appunto la distribuzione di CF lungo il profilo, osserviamo che per un tratto più o meno lungo, esso avrà dei valori negativi. Nel caso di numero di Reynolds pari a 70.000, possiamo osservare che quasi tutta la seconda metà del profilo ha valori di coefficiente d'attrito, coefficiente di resistenza d'attrito negativi. Infatti, il vortice, la bolla di separazione, come abbiamo visto, col numero di Reynolds tende ad estendersi fino a quasi il bordo di fuga. Al contrario, per numeri di Reynolds pari a 200.000, dove si hanno delle piccole bolle di separazione, allora il tratto a coefficiente di resistenza d'attrito negativo è piccolo. Bene, che dire, con questa analisi, prima grafica in cui ho spiegato il fenomeno grazie ad un famosissimo quadro di Van Gogh e successivamente analitica, anche se semplificata tramite l'utilizzo di X-Foil, ci ha permesso di individuare questo importante fenomeno aerodinamico che caratterizza i profili a basso numero di Reynolds, facendone diminuire di gran lunga le prestazioni. Con questo termino quindi l'argomento sul fenomeno delle laminar bubble separation. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ringrazio per avermi seguito e vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la notifica dei video per restare aggiornati sull'uscita dei video che vi prometto saranno sempre puntuali e numerosi. Ancora grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima e buona continuazione a tutti. Ciao ciao!